sala c'erano 40.000 spettatori. Due ore prima dell'incontro l'impianto era stracolmo. Lo stadio della Vittoria è stato per 4 ore un autentico vulcano d'entusiasmo. La gara nel primo tempo non ha offerto spunti di notevole interesse. L'emozione più intensa della prima frazione è stata vissuta al 35esimo, quando è giunta la notizia del vantaggio del Campobasso sulla Triestina. Nella ripresa il Bari ha provveduto a mandare in campo dopo 4 minuti Lopez, il suo geniale regista, al rientro dopo una lunga assenza per infortunio. Lopez, finendo così le cose, il Bari è in Serie A, però occorre vincere. Ma sicuramente sì, perché manca ancora un tempo e quindi non sappiamo come va a finire la partita sia di del Campobasso che del Perugia. Noi preme vince per metterci più al sicuro. Ed è stato Lopez che ha ispirato le manovre del Bari, che nel secondo tempo è apparso più determinato. Il Pescara ha saggiamente cercato, con sapienti riduzioni di ritmo, di frenare la carica aggressiva dell'avversario, ma la squadra pugliese era pervasa da una inesauribile volontà di successo. Al 19esimo Sola ha colpito il palo, ma dopo 3 minuti il Bari è passato in vantaggio con Bivi su invito di Piraccini. Poi, a 4 minuti dal termine, per un fallo su Bivi, l'arbitro Pieri ha concesso un rigore che Bergossi ha trasformato e lo stadio è esploso. Dopo il trionfo, l'allenatore Bolti ha mente serena.